Siamo nel 1912, 13 gennaio, Padre Pio dalla sua pietrelcina, dalla sua torretta, scrive a Padre Benedetto. Dice di fare, e usa questa bella espressione, un'indigestione di divine consolazioni ad onta dell'assedio di Barba Blu. Non può affidare a nessuno il suo interno per comunicarlo. Ad una sola persona, scrive, ho manifestato quasi tutto il mio interno per averne dei chiarimenti, ma costei si trova in condizioni assai peggiori di me per causa della vista. Si tratta di Don Salvatore Maria Pannullo, il quale 3 anni prima di morire perse completamente la vista.